passo la parola. Grazie a Piero, spero che mi sentiate, purtroppo non ho il microfono, anche se le parole in questi casi, in queste situazioni non servono a niente, servono a pochissimo. Siamo ancora tutti pesantemente scioccati e frastornati da quanto avvenuto a Brancagni pochi giorni fa, due giorni fa, eravamo in consiglio comunale, la cosa ci ha colpiti come veramente una bomba, abbiamo interrotto immediatamente i lavori e abbiamo indetto il lutto cittadino, che è il minimo che un'amministrazione comunale in queste situazioni può fare. Non esistono parole, persone, sportivi, amanti della collegialità, dello stare insieme, del fare sport insieme, che si ritrovano una mattina come di consueto, come a chiunque di noi sarebbe potuto accadere, per fare un'allegra scampagnata in bicicletta in questo territorio meraviglioso che si presta perfettamente a queste situazioni, vengono colpiti dal fato in maniera vergognosa, in maniera inaspettata, in maniera terrificante. Non è colpa di nessuno, è successo, questa è la vita. Però tre persone, tante persone, quattro persone hanno perso la vita, altri stanno in situazioni gravissime, i familiari, gli amici, i cari, tutti colpiti improvvisamente da un evento nefasto di questa tipologia. Non ci sono parole. Io ho avuto, e ve lo voglio dire, e tutti voi che siete qui dimostrate grande affiatamento, grande sentimento e grande emozione nei confronti appunto di quanto avvenuto, ma tutta la città, le associazioni di categoria, ho visto il presidente della Camera di Commercio, le istituzioni, tutti hanno provato lo stesso sentimento. E Grosseto anche in questo caso ha dimostrato, come al solito, di avere un grande cuore e nei momenti di difficoltà di sapersi unire fraternamente intorno al dolore per alleviarlo. Sono cose che accadono, cose ineluttabili, ma quando avvengono colpiscono duramente i parenti, ma in questo caso, come dimostrate con la vostra massiccia presenza, anche tutti gli amatori, i ciclisti e tutta la cittadinanza. Non posso far altro che ringraziarvi e che dirvi che siamo vicini come amministrazione a tutti voi. In questi giorni abbiamo annullato gli eventi di divertimento che c'erano e tutti lo hanno voluto fare spontaneamente. Per quel che riguarda la Notte Bianca di Marina di domani sera, ci siamo messi d'accordo per fare anche una raccolta fondi con finalità sociale per aiutare la famiglia del commerciante che ha perso la vita. Questa è la Grosseto che nei momenti di difficoltà dimostra di avere un grande cuore e di sapere alzare la testa, cari amici. Io sono veramente emozionato e commosso perché a mia volta sono uno sportivo. Ho accanto a me Alfiero Pieraccini, che è un grande ciclista, un grande amatore, che ha dimostrato veramente nel momento dell'accadimento tutto il suo stupore e tutta la sua emozione. Cari cittadini, io non posso far altro che abbracciarvi con affetto, con amore, ringraziandovi ancora una volta per la vostra presenza e per quello che avete fatto. Stringiamoci in un grande abbraccio, andiamo avanti, la vita continua, cerchiamo di essere più attenti, cerchiamo di essere più responsabili. A Grosseto abbiamo tanti chilometri di piste ciclabili, ciclopedonali, lavoriamo in questa direzione con responsabilità, sempre nell'ottica, nel riconoscimento che comunque al di là di questa vita qualcosa ci aspetta. Nostro Signore è lì, pronto ad accogliere le persone che hanno avuto in questo caso veramente un destino nefasto. Grazie a tutti voi.